Ho sempre sognato di possedere tutto questo. Vivere nel lusso. Avere una macchina, una casa, comodità, molto denaro. Progettavo a occhi aperti un'infinità di modi che potessero farmi diventare ricco. Ho perfino rubato. Ho fatto il delinquente. Ero quasi sul punto di uccidermi per l'ambizione che mi divorava, Elisa. E adesso che ho tutto, non mi interessa più. Dai, non... Per quale motivo si cambia così? Perché? Ascoltami, Enzo. Forse hai scoperto che esiste qualcosa di più importante. Esiste l'amore. Però è molto più difficile da raggiungere. Giancarlo, prendi l'aspirina, caro. Ti conviene bere un po' di latte, altrimenti ti fa male allo stomaco. Tieni. No, no, solo il caffè, nient'altro. Solo il caffè, come vuoi. Spero che mi passi. Oh. Ecco, prendi, tesoro, bevi. Grazie. Non puoi continuare a ubriacarti, Giancarlo, altrimenti ti farà male. Ah, per favore, ho bevuto solo un bicchiere, come sempre, nient'altro. Questo non è vero. A me non puoi raccontare bugie. Tu stai bevendo troppo. E quello che è peggio è che lo fai molto spesso. Stai cercando di farmi credere che sto diventando un alcolizzato, forse. Oddio mio. Hai visto? Insomma, quando metterai la testa a posto, perché non vuoi darmi retta? Meno male che Yolanda non è ancora tornata. Se lei ti vedesse... Non preoccuparti, vedrai che mi basta. Sta tranquilla, Ines. Ascolta, figliolo. Cosa? Adesso farai un bagno e andrai a riposare un po'. È una buona idea. Te lo preparo subito. Anzi, mi è venuta un'altra idea migliore. Quale? Aspetta. Oh, ma... sembra che mi scoppi la testa. Che cosa vuoi fare? Aspetta, aspetta, faccio una telefonata. Sai di che cosa ho bisogno, Ines? Ho bisogno di distrarmi un po'. Di divertirmi, eh? Giancarlo, per caso non starei pensando di uscire un'altra Pronto? Volta? Ciao, Marzia, come stai? Oddio mio. Sì. No, no, non sono in ufficio. No, avevo altre faccende da sbrigare. Certo, tutto bene, ascoltami. Che ne diresti se andassimo a ballare questa sera? No, io mi sento benissimo. Sì, mi sento benissimo. Sì, d'accordo. Senti, ti passo a prendere verso le 9. Andiamo a mangiare qualcosa e... No, adesso no. Voglio farmi un bagno, riposare un po'. Ma che fai? Sì. Bene, allora ci vediamo stasera. Sì, ciao. Sei impazzito, per favore, tu non ti senti bene. Ines, non puoi uscire anche questa sera. Ti prego, mi fa solo un po' male la testa, ti assicuro che mi sento benissimo. No, non cercare di fingere con me. Calma, 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 calma. Ah, Giancarlo, io lo so. Cosa? Lo so, figliolo, ho capito che bevi perché stai soffrendo. A me non piace vederti in questo stato. Ines, ti prego, non devi drammatizzare adesso, eh? Sì. No, ascoltami, ti sto parlando seriamente. Dai. Dobbiamo affrontare questo argomento. Io non vorrei mai vedermi soffrire, Giancarlo. Penso a Lauretta. A Lauretta? Sì, ogni volta che vado a trovarla, torno a casa col cuore pieno di angoscia, credimi. E adesso anche tu, quando ti vedo così, a me... Su, basta, adesso va tutto bene, eh? Sì. Non ti devi preoccupare. Non dovrei preoccuparmi. Non c'è nessun motivo di allarmarsi. No, va tutto benissimo. Ascolta, sì. Ascoltami. Giancarlo. Cerca di calmarti. Ah, Giancarlo, dimmi. Per fortuna che ti ho trovato. Cosa c'è? Devi parlare con me, forse? Sì, sì. Oddio. Sei sobrio? Beh, certo. No, perché sono venuto per dirti una cosa piuttosto grave. Ah, davvero? Ti ascolto. Parla pure. Bene. Ecco, tuo padre... Cos'è successo? Sta per fare una pazzia. Ancora un'altra? Sì, ma questa è la peggiore di tutte quante. La peggiore? Ma per caso... No, senti, è meglio che tu non dica nulla a tua madre.
tu sei l'unico che possa impedirlo e quindi devi farlo. Io? Ah sì, certo. E qual è il problema? Quella donna. Tuo padre le ha affittato una casa molto lussuosa, perché ci vada a vivere anche il resto della famiglia. Senti, Stefano, io no, credo aspetta, che... lasciami finire il discorso, sta a sentire. L'ha affittata con un'opzione d'acquisto. La nonna sta già vivendo là. Quella casa costa una fortuna. Capisci, Giancarlo, una vera e propria fortuna. E tu pensi che mio padre... Sì, 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 la vuole comperare. E la vuole intestare a Ornella Quintana. È stato davvero eccitante, tutti quei negozi. Speriamo solo di non avere dimenticato niente. Hanno suonato, chi può essere? Francesco ha la chiave, non aspettiamo visite. Non so, cara, se non lo sei tu. È permesso? Sì, mi dica. Di là ci sono due persone che chiedono della signora. Di me? E chi sono? Mi sembra una coppia molto giovane. Lui ha detto che si chiama Vincenzo. Oh, Vincenzo, mio nipote! Ma fagli entrare, fagli entrare! Oh, Vincenzo! Oh, Vincenzo! Benvenuto nella residenza di famiglia. Lei ciao, aspetti nonna. Un momento, eh? Carissimo! Buonasera, nonna. Caro Enzo, allora in questa casa si riunirà nuovamente la discendenza della nostra antica e gloriosa famiglia. Ah, un bel casermone! È molto diverso, vero? Abitare qua, dopo aver vissuto in quel quartiere. Ma vieni, vieni, caro, siediti qui a fianco della tua nonna. Accomodati, figliolo. È proprio una bella casa. Questa sì, farebbe girare la testa a chiunque. Carina, d'ora in poi dovrai cominciare a modificare il tuo linguaggio. Cercherò di correggere il suo vocabolario per evitare che dica parole troppo sconce. Mi scusi, signora, questo che cosa significa? Nonna, ti prego, non perdere tempo. Lo sai bene che non si può cavar sangue da una rapa. D'accordo, ma dal momento che siamo di nuovo tutti in famiglia potremmo fare un bel brindisi per inaugurare ufficialmente la casa. Che te ne pare? Se ti fa piacere. Dimmi, c'è qualcosa da bere? Sì, c'è di tutto. Ho comprato vino e champagne. Allora champagne. Lo champagne l'ho comprato appositamente per te, perché so che ti piace molto. Tante grazie, mia cara Ornella, ti ringrazio. Allora brinderemo con dello champagne. Apra subito una bottiglia e porti quattro coppe. E bevono anche i miei nipotini, no? Sì, signora, con permesso. Addirittura con la serva in casa. Non si dice serva, mia cara, si dice domestica. Ma è molto più corretto chiamarla cameriera. Ho capito. E la nostra camera da letto dov'è? Venite, ve la faccio vedere. Così ne approfitto per mostrarvi anche l'altra ala della casa. Seguitemi, ragazzi, da questa parte. Vedete, per questo corridoio si giunge al lato sinistro della residenza. Che è successo? Cosa sono tutte quelle borse? Ciao. Quei bagagli che sono posati lì sono di mio fratello e della sua insopportabile moglie. Sono appena arrivati. Quando mia nonna si mette un'idea in testa è decisamente impossibile fargliela cambiare. Ma non ti preoccupare. Sta tranquillo, Francesco. Io non permetterò che ti disturbino. Hai visto gli acquisti che ho fatto, tesoro mio? Sono cose per il nostro nido d'amore. D'altronde, appena sposati, vivremo insieme qua. Ah, aspetta, voglio farti vedere le cose più belle. Come ti sembra questo? Ti piace, amore? Sì. Hai fatto molte spese, a quanto vedo. E non sai quanti altri acquisti avrei voluto fare. Ah, sai chi ho incontrato oggi? No. Tua moglie. Ma non era sola. Era con una persona. Chi? Un uomo. Il suo avvocato. Il
dottor Ferrari. Vedi che non sta soffrendo tanto come pensavi tu? Dove l'hai vista? In una pasticceria, in una strada del centro. Io pensavo che fosse da sola, ma quando mi sono avvicinata ho visto che c'erano due tazze di tè. E subito dopo ho visto che lui si sedeva accanto a lei. Erano in atteggiamento affettuoso e tutti soli. Forse Yolanda avrà dovuto sbrigare una questione legale. Sì, è possibile. Ma perché allora erano in pasticceria? Le questioni legali si discutono in studio. Oh, tesoro mio, io ti ho dato questa informazione soltanto perché tu non provi più rimorsi. Non voglio che pensi che tua moglie stia tutto il giorno chiusa in casa a piangere. Per favore, Ornella. Sei geloso. Chi, io? Sì, tu. Ma come ti viene in mente? Io invece credo proprio che dovresti essere contento se Yolanda è riuscita a consolarsi così in fretta. Oh, buonasera, come sta? Signora. Ah, prego. Enzo, hai visto chi è arrivato? Lei è quello che se la fa con Ornella, Margherita. Vero? Margherita. Il signor Francesco Aguirre è il fidanzato di Ornella. Appunto, io cosa ho detto? Oh, guardi, ha fatto un affare. Devo ammettere che questa casa è proprio una meraviglia. La nostra camera, poi, è la cosa più bella che abbia mai visto, lo giuro. Ci sei già stata? Certo, che domande fai? Ah, ma quello che mi fa veramente impazzire è la vasca da bagno. Ah, è una grande comodità. Sai cosa voglio fare? La voglio riempire d'acqua, poi con il bagnoschiuma fare tante bollicine. Per finire mettermi a mollo con la pancia all'aria come si vede nelle pubblicità. Mi dica una cosa. Sia sincero, lei ha parecchi soldi, perché sono sicura che deve averne spesi un mucchio per comprare questa casa. Lei ha sicuramente un sacco di grana. Cos'è questa storia del sacco di grana? Oh, i soldi, nonna, il denaro. Oddio mio, sembra impossibile che alla mia età si scopra ancora l'esistenza di termini così volgari. Non si preoccupi, stia tranquilla, l'aggiornerò io sulle ultime novità. Oh, ma santi numi, non è solo la qualità di quello che dice, è soprattutto la quantità. Ah, ecco finalmente lo champagne. Ecco, caro. Questo invece... per lei. E Ornella? Oh, mi scusi, signora Ghire, ma siccome lei non c'era quando abbiamo deciso di fare i brindisi, manca una coppa. No, posso ordinare alla cameriera che ne porti una? Non si preoccupi, signora, a quest'ora non ho l'abitudine di bere. Va bene, come vuole. Può andare, grazie. Si tratta di un piccolo brindisi per inaugurare la nuova casa. Ah, sì, capisco. Anch'io voglio fare un piccolo brindisi alla fortuna che ho avuto. Quando mio padre e Rita vedranno questa casa, creperanno d'invidia. Non crederanno ai loro occhi. Mi dispiace soltanto che manchi mio fratello Mentepollo. Molto bene, alzate i vostri calici e facciamo un bel brindisi alla felicità di questa casa, perché tutti quelli che vivranno qua possano davvero goderne pienamente e per sempre. Ah, ci può scommettere, nonna, ne godremo pienamente. Ah, d'ora in avanti voglio fare la bella vita e stare con la pancia all'aria tutto il giorno senza fare niente. È proprio vero. Non è soltanto la qualità di quello che dice, ma è soprattutto la quantità. È la seconda volta che me lo dice, ma non capisco cosa vuol dire. Che parli troppo, ecco la verità. Sembra una macchina per dire sciocchezze. Sì, in effetti hai ragione, sembra una macchina, ma d'ora in poi sarà costretta a sentire le mie sciocchezze. A questo punto, Ornella, io credo che noi due dovremmo andarci. Sì, penso sia la cosa migliore da fare. Non abbiamo ancora fatto il brindisi. Oh, Enzo! Oh, tesoro! Non vorrete già interrompere la festa? Perché non andiamo insieme in discoteca a fare quattro salti? Chiedo scusa, ma andiamocene subito, Ornella. Sì. Andiamo. Signora? Arrivederci. Ciao, nonna, a più tardi. Arrivederci, cara. Ciao, Enzo. Antipatico. Non ha voluto brindare con noi.
Mi sembra che il fidanzato di Ornella sia un tipo con la puzza sotto il naso. Luciano. Oh, ciao Elisa. Volevo venire da te a farti un po' di compagnia, però non ho sentito nessun rumore. Pensavo che non ci fossi. No, ero andata a riposare. In questi giorni non so cosa mi succeda. Ho sempre tanto sonno. Sai una cosa? Forse sei un po' debole. Federica mi ha detto che mangi pochissimo. Non dovresti, potresti sentirti male. No, non si tratta di questo. La ragione è un'altra. Riguarda il mio stato d'animo. Il mio umore. Sai, mi sento come un'anima in pena in questo appartamento così vuoto. Quando mi guardo intorno non vedo nessuno. Capisci? Nessuno, Luciano. Ti capisco, Elisa. È brutto rimanere soli. Sento molto la mancanza della mia famiglia. Sai una cosa? È strano. Ero sicura che loro avrebbero sentito la mia mancanza. Invece a me pesa questa solitudine. Perché tu eri abituata a occuparti sempre di tua nonna e dei tuoi fratelli. Sì. Ormai era diventata un'abitudine proteggerli, consolarli, aiutarli. Erano anni che mi dedicavo soltanto a loro. Ma in questo modo hai trascurato te stessa. Ah, Luciano, che cosa vuoi che ti dica? L'essere umano non può vivere senza amare, né senza essere amato. Mi preoccupavo tanto per la mia famiglia e adesso mi domando a chi dedicherò d'ora in poi tutto il mio tempo. A chi darò il mio amore, il mio affetto. Purtroppo io non ho nemmeno un cagnolino di cui occuparmi e a cui dare da mangiare. Sai, conosco una ragazzina che parla con il suo cane. E chi sarebbe? È la figlia di un medico. La vita è così, Luciano. Uno deve amare ed essere amato. E quando l'amore non c'è, ci si sente così tristi, così soli. Sì, è vero. Almeno io ho te, Luciano. Ho te, ho anche Federica e Nina. Ah, e Anna. Ah, Anna, come mi manca. Perché Anna è una ragazza un po' più matura di Nina. È una persona molto decisa. È talmente bello parlare con lei. Comunque, se si trova bene a Rosario è meglio che ci rimanga. Ah, ma a volte spero di no. Ho tanta nostalgia di lei, veramente. Spero che torni presto. Oh, ho parlato tanto, ma ne avevo bisogno. Adesso vado a dormire. A domani, Luciano. Ciao, a domani. Lascia che ti dica una cosa, Luciano. Tu non sei innamorato di Elisa. Lei per te è un simbolo, capisci? Provi soltanto il desiderio di migliorare la tua condizione. Elisa appartiene a una famiglia di un certo livello sociale, ha una cultura. Rappresenta tutto quello che non hai mai avuto. Un mondo irraggiungibile per un ragazzo come te, che andava scalzo per la strada, lustrando scarpe e vendendo giornali. Guardi qui, c'è un altro lungo articolo sull'inflazione. Senta, non pronunci più quella parola, eh? È una brutta parola. Oh, che disastro. Non si può più andare avanti in questa maniera. No, sto scherzando. C'è anche un'intervista a un esperto. Dice che esistono delle misure per combattere l'inflazione. Ah, che cosa vuole che mi importi degli esperti, di quello che inventano? Sono soltanto chiacchiere senza senso.
La verità è che intanto l'inflazione continua ad andare avanti. Senta, Federica, danno anche alcuni consigli. Quando devi andare a comprare degli abiti, scegli quelli di taglio classico. Così non passano di moda appena finita la stagione. Sì. Visto? È per questo il vestito che porto da anni è sempre di moda. Sì, sicura. Scusate, ma io vado a dormire. Vai già a letto, Nina. Sì, mamma, sono molto stanca. D'accordo, tesoro. Hai visto come sta venendo bene? Sì. L'ho quasi finito. Sì, non male. A domani, signor Aurelio. Ciao, a cara, e riposa bene. Grazie. Mi ha baciato. Eh? Sì. Sì, Nina mi ha dato un bacio. Come se fosse mia figlia. Non mi era mai successo prima, è la verità. Ah, non mi dica. Solo una domanda, signora Federica. Cosa? Ma si è sincera, eh? Sì, certo. Lei crede che alla mia età potrei ancora avere un figlio? Perché no? Certo che potrebbe averlo. Forse non si rende conto di essere ancora nel fiore degli anni. Sa che cosa deve fare? Avere più coraggio. Speriamo. È naturale. Ciao. Ciao, Luciano. Oh, ciao. Dov'è Lillina? Beh, ho parlato con lei fino a poco fa, però adesso è ritornata a casa sua. Come? E adesso se ne sta a casa tutta sola? Ma perché non è venuta qua? Cosa fa da sola in quella casa vuota? Non lo so, mi ha detto che voleva restare da sola. Ah, povera. Avrà molta nostalgia della nonna e anche dei suoi fratelli. Non me ne parli, signor Aurelio. Si sono comportati come degli ingrati. Mm. Non hanno nemmeno un po' di riconoscenza. La povera Lillina si è sempre sacrificata per la famiglia, ha lavorato, ha lottato per loro e guardi il risultato, se ne sono andati tutti senza farsi scrupoli. No, la vera colpevole di questa situazione è la nonna. Che ingiustizia. Ah. No, no, lei non merita nessun perdono. Questa è la mia casa. Finalmente ci sono riuscita. Sono tornata nel mio mondo. In un ambiente degno del mio grande e glorioso passato. Ossa Evaristo, la stirpe dei Quintana Apaceco, vivrà ancora nella ricchezza e nella gloria. Finalmente si è avverato il sogno. Che bello. Festeggiamo il nostro trionfo. Mi scusi, signora Josephine, sì? Dovrei misurarle la temperatura e farle l'iniezione. Io non voglio iniezioni, porti via tutto. Ma signora, io ho l'ordine di controllare. Ma insomma, lei avrebbe il coraggio di dire a me che cosa dovrei fare. Lei è un'impiegata e deve stare ai miei ordini. Di modo che le faccio notare che non sono affatto disposta a tollerare oltre la sua presenza. Senta, signora, io... Vuole chiudere quella bocca. Il mio diabete psicosomatico lo conosco. Adesso mi sento felice come non lo sono mai stata e voglio vivere questo momento in pace. Io credo che... Non insista oltre, signorina. Io non voglio sentir parlare di iniezioni. Ubbidisca ora, se ne vada e non mi disturbi più. Siamo di nuovo ricchi, finalmente. Il nome della nostra famiglia riavrà il prestigio di una volta e verrà nominato con timore e con grande rispetto, perché siamo riusciti a ottenere di nuovo potere e denaro. E avendo queste due cose si ha tutto, assolutamente tutto.
Torneremo a essere dei padroni orgogliosi come lo furono gli antichi conquistatori che diedero origine alla nostra stirpe. I Quintana Pacheco torneranno a occupare il posto che si addice al loro nome. E tutti quelli che un tempo ci hanno voltato le spalle, quando abbiamo perso la nostra fortuna, si presenteranno di nuovo pentiti e sottomessi ai miei piedi, a implorare i nostri favori. Nel salone più grande organizzeremo ricevimenti meravigliosi a cui parteciperà il fior fiore della nostra società. E le persone più raffinate ed eleganti faranno a gara per avere un invito. Le pagine dei giornali commenteranno con ammirazione il lusso e il prestigio delle nostre feste. I menù francesi, i vini d'importazione, l'eleganza della signora Josephine. Oh, se Evaristo, tornerò a sentirmi come una vera regina. I Quintana Pacheco sono tornati. Bisogno di essere aiutata. Vincenzo! Oh, Ornella, non c'è Vincenzo! Elisa! Elisa! Oh, Elisa! Adorato sposo, mio figlio.
siete venuti a prendermi. Sì, lo so. Sì. Chi è quella donna vicino a voi, a fianco di mio figlio? Oh, sei tu, Emilia. Perché anche tu sei qui? Perché? Se non ti ho mai accettata, non ti ho mai amata. Però ho allevato i tuoi figlioli, tutti e tre, sì. Vincenzo, Ornella e anche Elisa, che assomiglia tanto a te. No, no, non ho niente di cui rimproverarmi, niente. Ho fatto quello che ho potuto. Ho venduto i miei gioielli. Ho sofferto umiliazioni e miseria. Sì. E adesso? Adesso sento che sto morendo. Sì, io sto morendo. Oh, Dio mio. Che vita lunga la mia. Quanti ricordi. Tutto torna alla memoria come una lunga sfilata dei fantasmi. I momenti più belli ritornano alla mente. Ah, le passeggiate a Sant'Isidro, il tè a Parigi, i balli al Jockey Club, ai fine settimana nella nostra tenuta. E poi il porto con le barche, migliaia di migranti, molti, moltissimi, che sbarcavano in cerca di fortuna, tanti migranti. E la prima guerra mondiale. Non piangere, mamma, non piangere, mamma, perché la guerra è ormai lontana, non ci succederà nulla, vedrai, per favore, mamma, non piangere più, non piangere, per piacere. È quella settimana tragica, gli anarchici, no, no. Sì, papà. Sì. D'accordo, papà. Sì. La rivoluzione. La grande rivoluzione del 1930. Settembre del 1930. Sì, mamma. Sì, papà. Sì, mamma. E la visita di quel bellissimo principe, del principe Umberto, sì. Quella nostra grande casa, con quella scalinata di marmo di Carrara. Oh, quanta ricchezza, Dio mio, quanta. E le sfilate militari, da 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 da. E la messa nella cattedrale, gli anniversari di matrimonio, e il viaggio in Europa, a Parigi, 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 e dopo il ritorno a casa, nella nostra amata casa, nel nostro amato paese, nella nostra terra così generosa. Certo, papà. Certo che mi ricordo, papà. Dove abbiamo sbagliato, papà? Dove? Tu? Sì, papà. Sì. Un'altra rivoluzione, papà. Un'altra. 1945, la rivoluzione. Un
un'altra guerra. Mamma, mamma, non piangere un'altra volta. Mamma, mamma, non piangere. A noi non succederà niente, vedrai. Mamma, mamma, ma non piangere. No, mamma, no. No, non piangere. Mamma, no. 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 Non piangere, mamma. È l'ultima corsa per Buenos Aires. È l'ultima. Se n'è andato l'ultimo. Sento che sto morendo. Sì, sto morendo. Sarà l'ora. Sarà l'ora di confessarsi. Oh, quanti... Quanti errori ho commesso io? Ma sì, in cosa ho sbagliato, Dio mio, in cosa? Sì, Vincenzo, Ornella. Sì, certo, non avrei dovuto insistere con i miei desideri di grandezza, le mie ambizioni. Ho dato tutto per arrivare fino a questo punto e adesso... Adesso niente ha più valore di fronte alla morte, neanche la vanità, niente ha più valore, solo le nostre azioni di fronte a Dio, le buone e le cattive azioni. Sì, sono stata superata. Non ho conosciuto l'umiltà. Non sono mai stata generosa nella mia vita. Povera Federica, poveretta. Perdonami, Federica. Perdono, perdono, perdono. Signore, ah, Signore, è arrivata l'ora di confessare i miei peccati, Signore. Sì, Signore, ah, sì, ho fatto tanto male, ma ti prego di essere indulgente. Ti prego, perdona tutti i miei peccati, Signore. Io non ho più niente nel tuo mondo. Nessuno può portare niente, né lusso, né ricchezza, niente. Solo la sua anima. Anche tu sei qui. Intercedi per me in nome di tua figlia. E tu, nipotina mia, Elisa, chiedi a tua madre che mi aiuti ad arrivare fino a Dio. Povera Elisa, adesso vedo chiaro, ora comprendo tutto, Elisa. Perdonami, Elisa.